di nuovo insieme con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, centinaia di eventi in tutta Italia e nel resto del mondo che vi racconteremo attraverso questo spazio di informazione quotidiana. Partiamo dunque proprio da qui oggi, dal Palazzo delle Esposizioni di Roma, casa di questa edizione del Festival, con l'appuntamento dedicato al Goal 2, ovvero sconfiggere la fame. Quello che mettiamo ogni giorno in tavola determina non solo il benessere delle persone, ma anche la salute del pianeta. Non a caso, il vertice ONU Food System Summit e la strategia europea From Farm to Fork insistono sulla trasformazione in chiave sostenibile dei sistemi alimentari. Il vertice delle Nazioni Unite ci ha detto che non c'è una ricetta valida per tutti, ci vuole più consapevolezza nell'uso delle risorse idriche, bisogna combattere i cambiamenti climatici perché si pone un argine anche alla desertificazione. È stato recepito il principio che dietro le diete locali, le tradizioni locali, come la dieta mediterranea, c'è una saggezza che salvaguarda anche l'ambiente. Come evidenziato anche nel rapporto ASVIS appena pubblicato, in Italia diverse tendenze lasciano ben sperare, ma non mancano fenomeni preoccupanti. Aspetti positivi: riduzione dell'uso dei pesticidi, riduzione dell'uso dei fertilizzanti in agricoltura, ma anche il fatto che nel biologico abbiamo una quantità di spazio utilizzato che è il doppio rispetto alla media europea. Come ombre, purtroppo abbiamo molti sovrappeso, abbiamo il 45% degli italiani che sono sovrappeso, abbiamo purtroppo la crescita della povertà alimentare. Lo sguardo ora si sposta sui prossimi passi per trasformare le parole in fatti. Lotta allo spreco alimentare, conversione agroecologica dei sistemi alimentari, mercati più giusti, perché il cibo non è solo un prezzo ma anche un valore, ecco, sono questi i grandi temi su cui noi dobbiamo impegnarci ogni giorno. Ricostruire i tessuti urbani e sociali, ripristinare i nostri ecosistemi, mettere un freno al cambiamento climatico, aumentare il benessere, in una parola, riforestare. Nel progetto Copo Youth Experience 10.000 alberi mettono radici in 10 città italiane. A partire da Milano, dove 150 volontari provenienti da tutta Italia, in una 3 giorni di formazione e attività sul campo, divengono testimoni di un'esperienza da replicare nei loro territori. Fino al 30 settembre, inoltre, un'oasi vegetale colorerà di verde Piazza Cordusio, una delle zone più urbanizzate del capoluogo meneghino. Ricordare ai cittadini cosa siano natura, bellezza e salute, ma anche combattere inquinamento e isole di calore e mantenere delle aree di biodiversità. Parlare di morti sul lavoro, ma non da un corteo o in un comizio. A squarciare il muro dell'indifferenza sono stavolta musica e arte. Con No Crash, la campagna di sensibilizzazione attivata 18 mesi fa da Imagem, il teatro racconta il lavoro. Passi di videodanza mettono in scena così l'installazione Dittico Risonante. Il nome di Dittico richiama la forma del Dittico antico, quindi delle due tavolette che si utilizzavano per portarsi in viaggio immagini sacre, e noi lo portiamo con due video, uno con il protagonista maschile all'interno di una fabbrica abbandonata, invece l'altro con una protagonista femminile all'interno di un ambiente che vuole rappresentare l'ambiente claustrofobico della mente. Il progetto è patrocinato da AMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Noi raccoglieremo i rifiuti e faremo in modo che i migranti ospiti del centro conoscano il territorio. Si sono dati appuntamento all'associazione Don Bosco 2000, muniti di scope, palette e tante buste. È l'insolito mercoledì trascorso dagli ecovolontari e dagli ospiti del centro di accoglienza SAI di Villa Rosa in provincia di Enna. In occasione di questa giornata abbiamo organizzato una passeggiata ecologica che è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile che cerchiamo di perseguire in ognuna delle nostre progettualità. Gestiamo qui dal 2016 i beni confiscati alla mafia, accogliamo 25 beneficiari di origine bengalese.
in collaborazione con ANSA la terza puntata della serie Voci sul futuro, dedicata al cibo del domani. In studio la chef Cristina Bauerman e il presidente di ASVIS Pierluigi Stefanini. Il cosiddetto paradosso della nutrizione è tutta la parte cosiddetta occidentalizzata o civilizzata, in realtà ha un eccesso di cibo, non soltanto per quanto riguarda proprio la nutrizione di ogni persona, ma anche e soprattutto per quanto riguarda tutto il waste, quindi tutti i prodotti che vengono scartati e buttati, mentre c'è una grandissima parte del mondo che soffre di fame. Ovviamente questo, prima ancora di essere un problema concreto, nel senso di cercare di equilibrare, è un problema veramente etico. Siamo nel XXI secolo, non possiamo permetterci, non dobbiamo permettere che questo accada ancora. E ora alcuni dei prossimi appuntamenti. Alle 11 dal Palazzo delle Esposizioni di Roma, il dibattito organizzato dal gruppo di lavoro Cultura dell'ASVIS. Segue alle 15 l'incontro su Gol 7, Energia Pulita, e 13 Lotta al Cambiamento Climatico. Sempre a Roma, tre giornate dedicate alla vita in carcere, un focus sul lavoro e sul ruolo dell'università nel reinserimento nella società. Come recuperare l'acqua e come non sprecarla nel workshop del Politecnico di Milano. Saranno presentati due progetti pilota per il riutilizzo delle risorse idriche. A Valdieri, provincia di Cuneo, quattro eventi per fornire una corretta informazione sul ritorno del lupo nel nostro territorio.